Ad aprile Catania ha una luce speciale. È una promessa d'estate che verrà. Un sole già caldissimo e duraturo che sta lì a dirti che tra poco il tuo unico pensiero sarà se dopo il bagno a mare vorrai fare merenda con una cartocciata col wurstel oppure con una brioche col gelato. Nel periodo del liceo, poi, aprile è il mese in cui inizi a intravedere la libertà. E spesso e volentieri questa libertà è spoilerata da due giorni di calia giustificata. Uno, per noi del classico, è la tragedia greca. E galeotte per me furono queste tragedie. L'altro, per tutte le scuole, è il gol per la solidarietà. Catania non dimentica chi soffre e ha bisogno di aiuto. La 13ª edizione di Un gol per la solidarietà, manifestazione di beneficenza organizzata da Italia Eventi di Luca Napoli, di scena come ogni anno allo Stadio Angelo Massimino. Il 13 aprile del 2011, settimo anniversario del gol per la solidarietà, evento che fino a quel momento per me non era altro che una vacanza dalla scuola, accadrà qualcosa di magico per la mia famiglia. Leonardo da Vinci, tutte le scuole che hanno partecipato con grande emozione, con grande partecipazione e non si sono tirate indietro a questa grandissima manifestazione. Tra poco le elencheremo tutte e renderemo il giusto omaggio. Mio fratello Danilo, per la prima volta, sarà lo speaker di questo evento. Ok, non è una partita del Catania, ma i suoi piedi sono sul prato e la sua voce si sente in tutto lo stadio. Sono emozionato, sono contento, sono così fiero di lui. Ma in qualche modo sono anche stranito, perché in quello stadio la voce che esce dall'impianto audio è sempre una e una sola. Acuta, chiara, potente e femminile, soprattutto. In questi anni in cui ho avuto la fortuna di affermarmi come speaker a livello nazionale. Sui social qualcuno mi ha scritto: dovresti essere tu lo speaker, dovresti farlo tu. E io, sia privatamente che pubblicamente, di questo ogni tanto mi scriveva Stefania quando magari gli arrivavo qualche screenshot, ho sempre pensato e ho sempre detto che per me il Catania aveva una grandissima speaker, una brava speaker e una tifosa autentica, e questo, come ho già detto prima, mi faceva stare sereno. C'era a farlo una persona che aveva tutti i titoli per poterlo fare. Al Massimino c'è sempre stata solo una voce, o meglio, The Voice. E allora ad un certo punto Danilo prende il microfono e guarda verso le panchine. Ricordo perfettamente l'emozione di mio fratello, la mia ed anche quella di mia madre, quando per la prima volta colei che annunciava i giocatori del Catania da praticamente tutta la vita viene annunciata da mio fratello al suo debutto al Massimino. Ufficiale Catania Calcio, Stefania Serna. Massimino, Catania. Il sorriso di quella donna ricorda perfettamente il sole d'aprile, il sole della città che lei ha amato e che l'ha amata in maniera viscerale. Che era una persona veramente fuori dal normale per quello che trasmetteva. Mi è rimasta subito impressa il suo sorriso, la sua solarità, la sua energia e la sua passione per il Catania. Io sono particolarmente grato al calcio perché mi ha fatto conoscere una persona come Stefania, che è stata determinante per la mia crescita e continua ad esserlo sotto ogni aspetto. Non era soltanto l'amore per la nostra città, per la nostra squadra, ma la missione che ognuno di noi, in questo caso giornalista, doveva, quasi come se fossimo dei soldati, no? Portare avanti in questa città per consentire al calcio Catania di progredire. La spinta che sapeva dare prima delle partite caricava molto lo stadio, e questo mi è stato confermato anche da chi veniva a giocare a Catania da avversario. Era diventata parte della struttura Catania Calcio, quindi è per questo che nessuno mai ha potuto toccarla, anzi tutti quanti, tutte le società che si sono avvicendate l'hanno tenuta sempre vicino. Era parte di lei il Catania. Lei riusciva a trasmettere quello che era veramente. Per questo ti dico, non fai lo speaker ma sei uno speaker, e questa è la differenza. Ha aperto una strada che è quella non soltanto delle speaker donne, oggi ce ne sono tante,
ma anche quella del giornalismo al femminile. Pensavamo di affrontare una vecchiaia diversa, onestamente. Qualcuno si è messo in mezzo, qualcosa si è messo in mezzo. Per me, come ti dicevo, ogni evento per ricordarla, ogni gesto per ricordarla è orgoglio. Per il Catania entra in campo Stefania Sberna, The Voice, la prima speaker femminile della Serie A. Melior di Cinerecunto, il primo podcast sulla storia del Catania. Io sono Giampaolo ed attraverso la mia voce e quella dei protagonisti cercherò di farti rivivere le emozioni e le sensazioni di tutti quegli episodi che hanno caratterizzato la storia del Catania. Ospiti del nono episodio: la figlia di Stefania Sberna, Giulia La Spina. Gli ex capitani del Catania: Davide Baiocco, Marco Biagianti, Mariano Izco. I giornalisti e colleghi di Stefania: Francesco La Rosa, Max Licari, Gianfranco Sabella. L'addetto stampa del Catania FC: Angelo Scaltriti. L'ex presidente del Catania: Riccardo Gaucci. Lo speaker della nazionale italiana di rugby: Danilo Pasqualino. Il telecronista di Sky Sport: Antonio Nocera. La produzione del suono è a cura di Matteo D'Alessandro. E se non lo hai ancora fatto, segui il canale e condividi il podcast con tutti i tuoi amici rossoazzurri. Io ricordo che addirittura da bambina, per riuscire ad entrare, dopo non essere riuscita appunto a trovare un biglietto per una partita di Coppa Italia contro l'Inter, mi trasformai da ragazzo e riuscii così a mettermi accanto a un uomo ed entrare. La parola eroe è una di quelle più usate e abusate nel linguaggio di oggi. Eppure, nella sua origine più pura ed anche più narrativa, l'eroe è colui che vive un'esperienza, il protagonista di una storia che è pronto a rischiare tutto ciò che ha per regalare al mondo uno strumento in più che sarà poi utile a migliorare le vite di tutti. Stando a questa definizione, con la sua storia, con le sue scelte, col suo coraggio, con le sue azioni, Stefania Sberna è senza ombra di dubbio un'eroina moderna. Vedevo che anche il ruolo un po' delle donne era marginale, perché stiamo parlando di tantissimi anni fa, e quindi ho detto, insomma, vediamo cosa posso fare per essere un qualcosa in più per questa squadra, anche dal punto di vista femminile. Quindi a maggior ragione sì, ha avuto tenacia nel persistere questa passione, perché comunque per lei poi non è mai stato un lavoro. Stefania ha aperto una porta che prima neanche esisteva. Gli anni 90 sono un periodo in chiaro scuro per la figura della donna. Perché se è vero che l'indipendenza femminile crescente porta soubrette e star a mostrare il proprio corpo liberamente in TV, sui giornali, inizialmente come segno di libertà, è vero anche che quel corpo diventerà purtroppo una prigione, un luogo comune dal quale uscire sarà sempre più difficile. Negli anni dello sviluppo delle televisioni private, poi, nasce il cliché della donna immagine. Se ti mostri, se sei bella, se sei attraente, vai in TV. Altrimenti, no. E poi c'è Stefania, che come tutte le eroine che si rispettino, non sa di esserlo. Prende le regole e le riscrive da zero. L'inizio del suo percorso e della sua storia è praticamente un film. Per raccontarlo, per scoprire qualcosa in più su Stefania persona, ho coinvolto un suo grande amico e volto storico di Pianeta Catania, nota trasmissione dedicata ai colori rossoazzurri, Gianfranco Sabella. E io ho conosciuto Stefania che frequentava la curva. Lei e Salvo andavano in curva sud, no? E questa ragazza tifosissima del Catania, ma non solo tifosissima, è di una competenza mostruosa. Quando il Catania si allenava al Massimino, faceva poi le partitelle, il giovedì c'era la partitella. Stefania andava a scuola là di fronte, quindi lei, quando sapeva che c'era la partitella, faceva di tutto per uscire da scuola e andarsi a vedere un po' di partitella. Perché lei approfittava della ricreazione, no? Durante la ricreazione usciva per andarsi a vedere quello spicchio di
quarto d'ora, 20 minuti di partitella del Catania. E mi raccontava sempre che ci fu una volta che il bidello non la voleva far entrare, ha dovuto necessariamente convincerlo. Ho cominciato così, perché appunto frequentando lo stadio sin da bambina, perché io abitavo proprio in via dello stadio, adesso si chiama via Giuseppe Fava, mio padre mi portava, e dopodiché insomma crescendo ho detto beh, cosa posso fare io per questa, non essendo figlia di giornalista, non avendo nessuno che potesse appoggiare e spingermi. Ho chiesto al presidente Attaguile nel lontano 1990 di poter provarmi come speaker. Attaguile, non sapremo mai se per coraggio, per un attimo di improvvisa lungimiranza o perché travolto dal sorriso di Stefania che tutti conosciamo, accetta. E lui mi ha subito dato fiducia, ha detto subito, guardi, io non ho fatto comunque mai né radio né televisione nulla, però le garantisco che non le farò fare brutta figura dal punto di vista calcistico, perché penso di saperne abbastanza. Da lì cominciai la prima volta e subito la stessa sera proprio Nichi Pandolfini mi chiamò, che per me tra l'altro era un mito, perché certo, insomma io lo ascoltavo da anni e anni da bambina, e quindi mi chiamò e mi volle con lui proprio a Telecolor nella sua trasmissione insieme con Angelo Patanè. Così nasce la storia di The Voice, con un gesto di coraggio e con un pizzico di follia. Per raccontare gli inizi della professione di Stefania, abbiamo parlato con Francesco La Rosa, volto storico del giornalismo catanese e primo promotore dell'intitolazione della tribuna stampa alla memoria di Stefania, oltre che autore della storica trasmissione sotto rete di cui The Voice era co-conduttrice. Un momento doveroso per questa squadra che alla termine di un campionato dominato ha vinto il campionato di Serie C2. Buonasera, e abbiamo anche qui insieme a Stefania Sverna. C'è anche una ragazza, una ragazza femminile. Andiamo. È un ultra. E allora, tu cosa hai da dire? Ma devo dire che quest'anno ho provato delle emozioni incredibili venendo allo stadio. La conobbi proprio allo stadio e rimasi ammaliato dal trasporto, dall'amore che lei aveva verso questa squadra, verso questi colori. E quindi mi sembrò naturale, d'accordo con il mio editore, coinvolgerla nel nostro progetto di una trasmissione che ha segnato poi un'epoca. E Stefania fu la spalla ideale che mi aiutava anche nella conduzione, ma che arricchiva anche la discussione proprio per le sue conoscenze. A quell'epoca era un po' più raro che una ragazza, che una donna avesse delle competenze specifiche nell'ambito del mondo calcistico, non soltanto del Catania, voglio sottolineare. Quindi è stata una pietra importantissima, oserei dire miliare, per quanto riguarda il giornalismo femminile. Le sue partecipazioni alle trasmissioni storiche, come per esempio Sotto Rete, là è stata veramente di casa Stefania, ma Stefania non è che faceva la valletta, attenzione. Stefania era la protagonista della trasmissione. Una nuova figura femminile e io forse in quel momento rappresentavo non la belloccia del momento, ma insomma quella che poteva rappresentare finalmente anche una nuova veste dal punto di vista femminile del calcio. Ma come nasce l'amore dei catanesi per Stefania? La risposta forse è più banale del previsto. The Voice è davvero una di noi. Ma non come tanti che lo hanno millantato per trarne vantaggio nei momenti felici o come altri che al fuoripista del 46 hanno cambiato bandiera per poi fare retromarcia sperando di mimetizzarsi. Perché in quel periodo molti giornalisti e tifosi stavano con due piedi in due scarpe o addirittura, diciamo, con due piedi soltanto in una delle scarpe. Il tifoso catanese, che non a caso lo stemma del Catania è l'elefante, ha buona memoria, queste cose se le ricorda. C'è sempre stato Ghibellino, lo sa che è sempre stato Ghibellino. Stefania è sempre stata Ghibellina, sempre. E secondo me questo le ha permesso di avere quella credibilità che uno speaker non può non avere. Stefania è lì, al suo posto durante quel Catania Giarre che non si giocherà mai. Ed è in lacrime per il suo Catania. Quando a Catania era programmata la partita Catania-Giarre, la partita che poi non si svolse, addirittura il pubblico era tutto presente, c'erano anche i tifosi del Giarre, ci fu solo la presenza del pubblico. Io piansi perché quello fu proprio il decretare la fine in quel momento della mia squadra. Ma Stefania è anche lì, al debutto contro i Rosolini in Eccellenza,
Stefania c'è nel 1997 quando, col pancione, è abbrancicata in una tribuna stampa in ristrutturazione. Per le universiadi del Massimino, quindi io stavo lì arrampicata con questo pancione, perché poi tra l'altro mia figlia è nata a marzo, cercando di riuscire a fare il mio lavoro in maniera molto difficoltosa, perché c'era un cantiere praticamente lì. E lì, quando Telcore spinge quella palla dentro, non sa neanche lui come, nel 2006. Ed è lì quando Mascara fa il cucchiaio a Julio Cesar. Ed è ancora lì quando Ciccio Alodi sfiora la finale playoff con quel calcio di punizione che tutti ci ricordiamo. Stefania è il Catania, non meno dell'Iotro, non meno del rosso e dell'azzurro, non meno dello stadio che è diventata casa sua. A 5 anni ho avuto la possibilità di ammirare e apprezzare i colori rossazzurri. Sono sempre rimasta affezionata e non sono mai mancata. Tutte le domeniche papà, quando veniva allo stadio, mi portava, e da qui nasce questa passione. Diceva sempre lei: quella è casa mia. Una parte di sé, un prolungamento della sua vita, ma non da sola. Perché l'amore che Stefania ha donato alla nostra squadra è stato trasmesso per osmosi anche alle sue figlie, Federica e Giulia, ed è stato condiviso anche con suo marito, Salvo. Io devo ringraziare molto la mia famiglia, a partire dalla mia famiglia di origine, mio papà, mia sorella, quando insomma tenevano le bambine. Adesso mio marito e le mie figlie stesse sono parte integrante, perché anche loro non si perdono una partita del Catania, però ci deve essere veramente tanta, tanta comprensione, perché io sono stata capace di spostare veramente date di matrimonio, di battesimo, di comunione delle mie figlie, ho fatto di tutto. Simbiosi, parliamo di simbiosi. Ma Salvo e Stefania erano così non solo allo stadio. Salvo è una persona veramente discreta che ha dato a sua moglie tutto lo spazio necessario affinché lei potesse realizzare quel sogno, perché poi si trattava di un sogno che poi è diventato realtà, che poi è diventato record. Un uomo in grado di rimanere vicino alla donna che amava in ogni momento, senza mai subirne la fama e il successo, ma senza mai rinunciare ad offrire il proprio supporto. Sì, mio padre c'è sempre stato, lui non ha mai provato gelosia per il Catania, e avrebbe potuto, molte volte avrebbe potuto. Un po' una versione al contrario, perché di solito l'uomo che va allo stadio e la donna è gelosa. E comunque mia madre è stata poi brava a coinvolgere anche noi. Con tutta la famiglia al seguito, Stefania è al suo posto per 30 lunghissimi anni, saltando praticamente solo una partita, pochi giorni dopo la nascita di Giulia. Io non ho mai provato gelosia verso il Catania, perché il Catania per me era come un fratello. Prendendo in prestito questa definizione da lei, credo sia giusto definire Stefania la mamma del Catania. E in fondo si sa, le mamme spesso hanno una predilizione per il figlio maschio, pur senza far mancare mai nulla agli altri figli. Ci fu una mia comunione che capitò a maggio, e io dovevo appunto fare la comunione. Mia mamma fece spostare la comunione, parlò con il prete, e io dovetti fare la comunione con altri bambini che non conoscevo la settimana dopo, perché non potevamo mancare. Io volevo fare la comunione con i miei compagni e in quel caso non potetti farlo, però feci tranquillamente, perché ripeto, anche per me andare allo stadio comunque è una sensazione tutt'oggi bellissima, quindi non vorrei mai saltare questo evento. La partita del Catania diventa una questione di famiglia, così come lo è per moltissimi tifosi, lo è anche per The Voice. Si doveva mangiare qualcosa di veloce, di leggero, perché comunque non ci si poteva appesantire durante la partita. C'era molta concentrazione, ovviamente mia mamma si preparava tutto, nonostante fosse abituata, perché faceva questo lavoro da 30 anni. Un pranzo veloce, poi si corre allo stadio, da quel fratello che ci fa soffrire, ma da cui non riusciamo proprio a staccarci. Un calendario basato sul calendario del Catania, non so se rendo l'idea. E questo la dice lunga. E quando le cose vanno male? Allora serve più forza, più grinta, più anima, più voce.
sempre stata molto positiva, anche nei momenti tragici calcisticamente, ovviamente, no? della nostra squadra. Questa sua positività riusciva a trasmetterla un po' a tutti coloro che le stavano attorno. Nella stagione di Azzori, praticamente alla fine del girone d'andata, noi eravamo retrocessi, il Catania perdeva tutte le partite, questo è chiaro, no? Lei, pur in una situazione del genere, in tutte le partite riusciva sempre con la sua voce, no? Era sempre carica, non era mai mogia. Amare a prescindere, amare anche quando le cose non vanno bene, è uno dei mantra portati avanti dal suo amico e collega, Max Licari, autore della trasmissione Pianeta Catania, che da 20 anni dà voce ai tifosi. E Stefania fin dal primo momento, no, mi ha trasmesso questa idea, no, che no, non fosse, che fossimo militanti. Cioè, che dovessimo avere una missione non solo di raccontare le vicende del Catania, di fare i giornalisti, come è giusto, ma la missione di conservare e trasmettere l'amore per questi colori, per questa città, ed essere sempre in qualche modo positivi. Stefania non era tipa da tirarsi indietro quando c'erano problemi. Non era la classica speaker che pronunciava pian pianino i nomi rosso-azzurri quando la squadra era in crisi e ci poteva essere la paura che il pubblico non le rispondesse. Anzi, il contrario. Perché un vero speaker entra in campo quando c'è la difficoltà. E questo piccolo segreto me l'ha insegnato qualcuno che lo speaker lo ha fatto e lo fa tuttora in campo nazionale. E che tra le altre cose ha anche il mio stesso cognome e codice genetico. Ti consiglio questo podcast di ascoltarlo da voi. Qualcosa l'ho ascoltata, ma siccome si parla troppo della nostra famiglia, poi diventa una cosa personale e allora cambio stazione. Io quello che posso dirti è che ci capiamo al volo. Quando abbiamo presentato in una o due occasioni anche un evento di beneficenza organizzato da Luca Napoli, ero io e c'era anche lei, non avevamo mai lavorato insieme, però ci bastava guardarci, e ti giuro, è una cosa che raramente mi è capitata, in un gioco costante di grande intesa, di grande feeling. Prima crei una connessione, parti piano, ed è uno scambio, non è unilaterale. Io do qualcosa di me a loro e loro mi restituiscono l'entusiasmo. Poi questo entusiasmo è una piccola fiamma che costantemente si alimenta ad ogni momento di comunicazione e di interazione. Lei non era solo una speaker. Se dovessi dire che lei era solo speaker, sarebbe un po' riduttivo per lei. Faceva lo speaker in maniera passionale sicuramente, verace e autentico. Aveva la bravura e la capacità e la pazienza di aspettare qualche istante che scemasse l'onda d'urto dell'urlo che segue il gol e rilanciava col picco il suo leggendario "Per il Catania!". Stefania ha una vita piena. Poste, Catania, speaker, giornalismo. Ma riesce a sfatare l'ennesimo tabù. Chi ha detto che una donna deve scegliere tra carriera e famiglia? Lei era bravissima a conciliare tutte queste anime, appunto, perché durante la settimana era concentratissima sul suo lavoro, si preparava e alle 8 era lì in ufficio a Motta Sant'Anastasia, tra l'altro lavorava, quindi comunque andava ogni mattina lì e poi alle 2 finiva di lavorare, tornava e faceva appieno la mamma. Sempre stata una mamma molto molto presente, e le volte in cui capitava di dover andare in trasmissione, spesso andavamo noi insieme a lei, quindi noi abbiamo assolutamente smentito il luogo comune che una donna lavoratrice non possa essere appieno una madre. Ha scelto tutto. Carriera, ma mica una, 3. Figlie, ma mica una, 2. Perché oltre ad essere stata a The Voice, Stefania è stata per anni una delle giornaliste più importanti del panorama catanese. E si è imposta a suon di contenuti, di dati, di analisi, di studio, di calcio. Da giornalista, Stefania non faceva mai pesare il suo essere speaker del Catania, non usava mai il suo essere donna per scansare critiche o per avere privilegi. No, non è facile conciliare i due ruoli.
e Stefania ne è stato un esempio. L'essere tifoso è allo stesso tempo avere una dignità da giornalista, avere una deontologia da giornalista, e non è facile. E devo dire che certe volte commettiamo degli errori anche noi, perché andiamo a sovrapporre queste due figure. Io devo dire che Stefania raramente ha commesso questo errore, perché Stefania era non solo la speaker del Catania, era la rappresentazione, no, di quello che significa essere innamorati del Catania, tifosi del Catania. La lamentela tipica di un tifoso medio del Catania, anche oggi, verso il giornalista di turno, è: ma non ci fai mai certe domande? Ecco, Stefania era ficcante le domande, cioè non guardava in faccia nessuno. E lei faceva quelle domande che avrei fatto anch'io, no? E quindi mi piaceva per questo, mi piaceva perché riusciva ad essere un perfetto trade union con la base, tra virgolette, del tifo. Senza volerlo, era proprio così. E poi non usava tanti giri di parole Stefania, era dritta come un treno. Perché? Perché lei era prima di tutto una tifosa, una di loro. E questa passione era rimasta sempre la stessa. Una ragazza nata in via dello stadio, che di quello stadio ne è diventata leggenda. La voce potente di una donna a sovrastare quelle migliaia di uomini ed anche, forse grazie a lei, di tantissime donne. Una parte del percorso professionale di Stefania è stata condivisa con l'attuale addetto stampa del Catania, Angelo Scaltriti. Quando ho conosciuto Stefania, per me la sua immagine era come quella di un calciatore famoso del Catania. Quando ci riconoscevamo in alcune delle nostre frasi preferite, che io dicevo sempre: per il Catania ha segnato, se sapessi dirlo io così, lei mi diceva: a me, io vorrei rubarti la frase che ripeti sempre quando dici che il calcio che conta è quello nobilitato dalla presenza del Catania. Sai, era anche un modo di sostenerci a vicenda, di galvanizzarci, di spingerci a vicenda. Lei per me è ancora quella sorella maggiore che mi ha condotto per mano nel mondo rossazzurro. Stefania aveva questa predisposizione a scoprire cosa c'era dietro, magari l'apparenza di un ragazzo che si apprestava a muovere i primi passi, e quindi ho percepito fin da subito un affetto che comunque nasceva anche dal riconoscersi in un sentimento comune verso il Catania, e poi anche la volontà di contribuire alla crescita di una persona che muoveva i primi passi in quest'ambito, quasi a prendersene cura, quasi a rassicurarlo, quasi ad incoraggiarlo. Stefania mi ha insegnato a gestire la sconfitta dal punto di vista emotivo in maniera responsabile e in maniera costruttiva, cioè cercando di riavviare il motore della passione da subito al risultato negativo. E Stefania mi ha insegnato anche a dosare bene il livello di emozione e di gioia nella vittoria. Bisogna sapersi comportare anche nella vittoria. Ecco, sapere gestire vittorie e sconfitte con lo stesso atteggiamento, sebbene il sentimento sia decisamente diverso, è fondamentale, e questa è una delle dei grandi regali che ho ricevuto da Stefani. Ma forse starei pensando: siamo noi a idolatrare la figura di Stefania, con quella solita spocchia catanese che tende ad esaltare i propri successi e i propri beniamini più del loro reale merito effettivo. Sgombriamo subito questo dubbio con le parole di Antonio Nucera, telecronista Sky per tantissime partite del Catania durante il periodo della Serie A. Sì, erano tanti anni che non venivo. Sono tornato quest'anno per la prima di campionato di C, e effettivamente c'era un senso di vuoto, insomma, una mancanza per me strana, perché ero abituato appunto a trovarla nel momento in cui arrivavo allo stadio. No, ricordo sicuramente il derby, quello con i gol di Maxi Lopez, perché è stato probabilmente l'apice di quel momento storico della squadra, insomma, con gli annunci poi dei gol molto partecipati, diciamo così, da parte di Stefania. E poi c'è
l'aneddoto, quello legato alle caramelle, perché è capitato una volta a inizio stagione, adesso non ricordo più che partita fosse, che eravamo più o meno nello stesso box, io e lei. Io mi sono preso una caramella di quelle per la gola, gli ho offerta una, lei la volentieri. Poi alla fine Catania vinse quella partita e decidemmo, insomma, che quello sarebbe poi diventato un rito scaramantico, no? Perché insomma aveva portato bene, quindi dalla volta dopo c'era lo scambio della caramella prepartita. Nell'ambiente di tutto il calcio minuto per minuto, Stefania è famosissima. Sia perché la sua carica e il suo carisma hanno fatto scuola, sia perché, di fatto, fa parte delle trasmissioni. La nostra speaker, nella trasmissione più seguita dello sport più famoso d'Italia, viene definita la settima voce. Perché? Perché ad ogni gol del Catania, lei praticamente entra in cronaca. Tanto e forse più del corrispondente che segue il Catania in quel momento. Catania 2, Inter 1, calcio di rigore di Mascara, cucchiaio, pallone in porta, Inter in 10 uomini, espulsione per Montani, Pandolfini, sta succedendo di più. È cambiata tutta la partita, è cambiata, adesso vedremo il carattere dell'Inter, ma vedremo anche il carattere del Catania. Devo dire che a questo punto cambia tutto anche sul piano del quadro psicologico, con l'Inter in 10, ma questo vale fino a un certo punto. Una figura simbolo quasi, no? Una di quelle figure, come ti dicevo prima, insieme ai dirigenti e a tutti quelli che gravitavano intorno alla squadra, anche lei fosse una figura di rilievo per quegli anni importanti del Catania. Un sottofondo naturale, no? Del prepartita lì a Catania, sentire la voce di Stefania che preparava i tifosi con l'annuncio delle formazioni o comunque con tutti gli altri annunci che c'erano normalmente di solito nella scaletta del prepartita. Stefania c'è in ogni angolo di storia del nostro Catania. A Taranto, ad esempio, dove tutto è cominciato almeno per me, Stefania è prigioniera dentro lo stadio perché l'ascensore è bloccato e non sa come uscire dal settore dopo il pareggio che voleva dire Serie B. Partimmo con una macchina presa volontariamente a noleggio, che poi si rivelò una scelta azzeccatissima. La giornata fu subito veramente molto bella, perché anche la colonna sonora che ci accompagnava a quell'epoca era Salirò. Ricordo che lungo il percorso noi cambiavamo stazione radio e ascoltavamo sempre questa canzone. Arrivammo lì e ci trovammo di fronte una situazione quasi irreale. C'è le casse da morto dipinte dei colori del Catania in tutta Taranto nel percorso che ci guidava verso lo stadio. Lasciammo l'automobile in un albergo e andammo in taxi allo stadio. Il Catania andò in Serie B, la squadra restò chiusa negli spogliatoi non so per quanto tempo, ma noi, io, Stefania, suo marito, mia moglie e altri due colleghi, tra cui Angelo Scaltriti, ma anche Nichi Pandolfini, restammo prigionieri nella tribuna stampa. Ad un certo punto ci siamo ritrovati a dover elaborare un piano d'uscita, chiamiamolo così. Con un ascensore che andava su e giù e non ci facevano mai uscire. Mi affacciai da una balaustra e vidi sotto di noi un cortiletto dello stadio dove c'erano le emittenti locali che stavano caricando sul materiale. Noi riuscimmo a raggiungere questa zona. Con Stefani e gli altri che ho citato prima siamo riusciti ad entrare in un furgoncino di un cameraman di una televisione locale, che non finirò mai di ringraziare, che ci mise in mezzo alle attrezzature, letteralmente, di un furgoncino di quelli al chiuso, e ci condusse, uscendo dallo stadio, nessuno ci vide, ci condusse fino all'albergo dove avevamo la macchina. Però c'è una festa da fare e si può festeggiare la maturità del figlio maschio senza la presenza della mamma. E a quel punto Stefania ebbe una felice intuizione. Disse: chiamiamo Riccardo Gaucci. Ma come poteva mancare Stefania alla festa della vittoria del campionato? Era impossibile. Finalmente eravamo riusciti a raggiungere la Serie B e non è che potevamo lasciare una delle protagoniste a Taranto. L'abbiamo messa sull'aereo con noi e ce la siamo portata a Catania. Noi andammo in aereo con la squadra, festeggiamo lì insieme. Ricordo benissimo con noi il caro Angelo Scaltriti. Il viaggio in aereo di ritorno da Taranto, quindi sulla tratta Bari-Catania.
quelli sono dei momenti, quelli sono veramente momenti indelebili. E rientrammo a Catania con l'aereo a bordo della quale c'era anche la squadra rossa-azzurra. Arrivammo a Catania nottetempo. Ci siamo sentiti, sai Gianni, stiamo tornando col presidente, ci vediamo in aeroporto. E io sono andato in aeroporto, perché loro erano senza macchina. Sono andato in aeroporto a prenderli, e ero io con mio fratello e mio figlio Salvo. E poi quando è sceso si dice, sai, c'è la festa, dobbiamo andare subito al Massimino perché c'è la festa del Massimino. E mi raccontava in macchina quello che avevano passato. E io con la mia Ford Focus all'epoca ci permisero di entrare fin nella pista dello stadio perché c'era una confusione enorme. Ma siccome lei doveva presentare la serata, ci scortarono e con la mia macchina entrammo proprio fino alla pista dello stadio e poi ci fu quella notte bellissima. Io mi ricordo la tribuna strapiena, le curve strapiene. Stefania, senza batter ciglio, come se fosse tranquilla e riposata dopo tutto quello che avevamo passato, andò nella sua postazione e fece una presentazione all'americana della squadra che nottetempo, con lo stadio Massimino pieno di gente, osannò quei calciatori che avevano ottenuto il salto in Serie B. Io feci una presentazione all'americana con tutta la squadra, ma la cosa particolare che non dimenticherò mai, appunto, fu il boato del Massimino, l'ingresso in campo, ogni nome scandito dei calciatori, ed era praticamente l'una di notte. Quella sera, che penso mi rimarrà dentro per sempre, la sua voce mi rimbomba ancora nella testa, pensando sempre alla gioia che ho vissuto di quel momento. Sì! Ma Stefania c'era anche a Bologna. Ed è stato un periodo molto molto difficile, dove, ti dico la verità, persone come Stefania sono stati fondamentali per farci sentire comunque l'amore. Il Catania si giocava la salvezza a porte finalmente aperte, ma come fare a portare il Massimino al Dall'Ara? Semplice, basta portare Stefania. Non potendo giocare in casa, fu tolta la possibilità anche a mia madre di svolgere il suo lavoro, che poi per lei non era un lavoro ma una passione. Andò lì in trasferta, comunque non è una cosa che uno speaker normalmente fa, perché normalmente non succedono. Anzi, ricorda anche che lì non erano neanche abituati ad avere una speaker così rumorosa, quindi Seppe venne a sapere che tutte le persone che abitavano vicino allo stadio di Bologna si lamentarono un po' perché sentirono questo casino. E nelle parole di Capitan Baiocco ed anche di Biagianti si percepisce quello che è l'impatto effettivo di Stefania sulla squadra. È stato in un momento particolarissimo da dentro fuori, è stato come essere a casa e essere a Massimino, quindi sicuramente è stato un supporto fondamentale. Ripeto, queste figure che ruotano intorno alla squadra sono determinanti per noi calciatori, alle volte si sottovalutano. È fondamentale che l'ambiente intorno a chi va poi a fare le scelte in campo sia quello giusto, e persone come Stefania sicuramente hanno sempre, sempre alimentato la giusta energia e portato il giusto entusiasmo anche e soprattutto nei momenti che calcisticamente potevano sembrare drammatici. Quindi è stato un apporto importantissimo sentire la sua voce da Bologna. Secondo gol del Catania, io mi sono ritrovato a prendere Stefania distinto in braccio e a lanciarla quasi verso l'alto in un abbraccio di gioia incontrollata, perché era stata
una stagione veramente pazzesca con tutto quello che era capitato, e il secondo gol che ci dava la certezza di rimanere in Serie A con la squadra rossazzurra fu una gioia indescrivibile. Tutte le partite in trasferta, anche se non in casa, e quindi cercavamo sempre di riavvicinarci un po' allo stadio Massimino, certe volte attraverso registrazioni, diciamo, dei tifosi, e tante volte invece era Stefania che a sua voce ci riavvicinava a casa, perché comunque giocare sempre in trasferta non era facile, e la sua voce è stata importante anche per questo. Stefania riunisce tante cose insieme, e per tanti giocatori quel sorriso è una parte dello spogliatoio, un porto sicuro, soprattutto nei momenti di difficoltà. In particolare, come calciatore, si è legata tanto, tanto a Marco Biagianti, perché comunque lui le è stato vicino anche nel momento in cui sapeva della malattia. Marco è una persona veramente di cuore. Poi ha avuto un'amicizia anche con Peppe Mascara, con tutta la famiglia di Peppe, con sua moglie, anche noi abbiamo conosciuto la sua famiglia. Mia mamma per un periodo scriveva in una rivista in cui andava nelle famiglie dei calciatori, e quindi ha conosciuto tantissimi calciatori e la loro famiglia. Perché è questo che fanno le mamme, no? Ci stanno vicino quando nessun altro lo farebbe. Poi se serve ci rimproverano anche, ci spronano, ma senza mai e poi mai mettere in dubbio l'amore immenso. Stefania ha coltivato rapporti speciali con tanti, tantissimi giocatori del Catania. Ne abbiamo scelti tre, simboli del Catania, e tutti e tre capitani importanti della recente storia rosso-azzurra: Marco, Mariano e Davide. Trasmetteva sempre grandissima energia in ogni momento, e con lei praticamente è nato un rapporto speciale al di là del campo da gioco, e quindi diciamo la sua mancanza la sento tuttora, perché per me era diventata una donna importante, una donna speciale. Ad ogni fine gara, come ho detto magari in qualche intervista, in base alla partita, al risultato, mi lasciava qualcosa, nel senso che se le cose andavano male spesso mi trasmetteva forza guardandomi e abbracciandomi semplicemente senza dover dire qualcosa. Altre volte invece riuscivo a capire il suo entusiasmo per la partita, perché chiaramente i suoi occhi brillavano. Negli ultimi tempi, nonostante diciamo la sua vita insomma si stava già complicando con la partita, riusciva a regalarmi qualcosa, a darmi qualcosa tramite lo sguardo. Io e lei riuscivamo a parlare anche solamente non dicendo niente, ma solamente con gli occhi. Lei aveva un ruolo anche, no, di speaker ufficiale, ma in realtà era la prima tifosa del Calcio Catania, e questa sua solarità, questa sua passione, questa sua energia la si percepiva già da quando lei, e l'amore naturalmente per la sua città, per la sua, per la maglia, lo si percepiva da subito. Questa è una cosa che mi è rimasta subito impressa: il suo sorriso, la sua solarità, la sua energia e la sua passione per il Catania. La voce rimarrà quella di lei, poi cambieranno, ma io, come ormai non sono più nel Catania, non so chi sia, chi grida gol, però penso che non è lo stesso. Non sarà mai lo stesso. Sono orgoglioso, contento di averla conosciuto, di come mi ha trattato, perché io sempre vengo di fuori, ero piccolo e mi ricordo, no, come il Marianito, diciamo, della situazione, che mi chiamava. Io l'ho conosciuto appena arrivato, e poi quando è finito tutto, purtroppo. Ma devo dire che lei, ti dico la verità, non ha detto mai una cosa fuori posto. Perché al di là la gente catanese sono tifosi, quindi anche se là ci sono giornalisti, quello che lavora nel marketing, sono tifosi, no? Perché sono tifosi del Catania, quindi tante volte ti fa uscire quello anche del lavoro. Lei non ha detto mai una cosa fuori posto, sempre positiva, anche nel momento di difficoltà. Parola chiave e tratto qualificante del suo approccio era il rispetto. Un rispetto autentico, sincero, un rispetto che nasce dalla consapevolezza dell'importanza superiore del valore umano. A noi non
Per me è stato un piacere essere qui con Carlo Prada e Massimino, sempre un'emozione grande, soprattutto se accanto ho la voce ufficiale di Catania e del Catania, Stefania Sverna. E per me è stato un grande onore avere un amico, un grande professionista, il grande Danilo Pasquarino. Grazie. Ciao a tutti, alla prossima! Tu sei Giampaolo, vero? Scendo di corsa sul prato del Massimino alla fine di quell'evento e mi ritrovo davanti lei. Quel sorrisone mi mette subito in grande difficoltà. Perché quel vero, alla fine della domanda, nasconde qualcosa che per me è doloroso, ma che per Stefania è un modo come un altro per dire: ho sentito parlare di te. Perché oltre a mio fratello, alle Poste, ci lavorava anche mio papà, che nel 2011 era andato via da un bel po', ma che Stefania conosceva in quanto collega. E in quel sorriso di Stefania c'era un senso di vicinanza, di calore, ma non di pietà. Sì, sono Giampaolo, piacere. Da grande mamma accoglieva tutti coloro i quali entravano in quella che lei considerava casa sua, incluso quel piccolo ragazzo che portava sulle spalle un dolore immenso e che lei con uno sguardo aveva intuito e con un semplice sorriso ed una piccola carezza aveva provato ad alleggerire. Ma tu tifi per il Catania, vero? Questo secondo vero, invece, racchiudeva in sé raccomandazione e speranza, perché per Stefania era importante che un giovane adolescente tifasse per il suo Catania. Né io, né lei, né mio fratello, in quel momento avremmo potuto immaginare che 10 anni dopo, le cose che accomunavano la mia famiglia alla sua, quella di Stefania, sarebbero tristemente aumentate per il motivo più drammatico: l'arrivo di un male incurabile. Quel maledetto indomani di Catania-Trapani, perché quello è il giorno. Ma Stefania ha fatto un percorso di grande coraggio e di speranza, perché ci credeva che poteva essere risolto il problema. Catania-Foggia, 17 gennaio 2021. Il giorno che aspettavamo da tempo è arrivato. E no, non è per l'arrivo del Godot rosso-azzurro, alias Joe Tacopina, ma per un motivo molto più personale. Mio fratello Ivano, dopo anni di onorata gavetta a Sky Sport, una vita intera sacrificata da fuorisede, avrà finalmente l'onore di commentare una partita del Calcio Catania. Amiche e amici di Sky, un saluto da Ivano Pasqualino, benvenuti allo stadio Angelo Massimino di Catania, dove tra poco inizierà il match tra Catania e Foggia, due società dal grande passato, ma che vogliono concentrarsi soprattutto sul presente per continuare a sognare il salto di categoria nell'immediato futuro. Esattamente come nel 2011, anche questa volta siamo tutti proiettati con grande passione su questo momento che per la nostra famiglia significa tantissimo. Ed ora come allora, ci aspettiamo che in questo battesimo ci sia la grande mamma, Stefania. Il periodo è uno dei più complessi e confusi della storia del Catania. Il passaggio dalla Sigi a Tacopina sta diventando una soap, ma quel Catania-Foggia sembra proprio essere la partita in cui si santifica questa acquisizione. Per la società Calcio Catania questa resterà comunque una giornata storica, perché Catania-Foggia è infatti la prima partita della nuova proprietà guidata da Joe Tacopina. Lo stadio, come tristemente succede in quel periodo, è a porte chiuse per via del Covid. Già da un po' di tempo The Voice sta combattendo con la malattia. Non le dava scampo, nel senso che ogni volta che ci vedevamo, quindi spesso era praticamente a fine partita, parlavamo anche di questo, non era solo, diciamo, un discorso di partita. Chiaramente nei suoi occhi vedevo tanta paura, leggevo tanta tristezza, e quindi giustamente anch'io cercavo di sostenerla, starle vicino per quello che potevo, dandole forza. E come ti dicevo prima, certe volte capitava che era al contrario, nel senso che lei, magari dopo una sconfitta, una partita, diciamo, non all'altezza, era lei che dava forza a me. Anche se comunque cercava di non pensarci,
soprattutto nei momenti in cui la malattia era silenziosa. Cercava sempre di non farlo notare a nessuno, in realtà. Infatti, per molti, comunque, la notizia è stata un po' un fulmine a ciel sereno. È stata molto brava a nasconderlo. Noi ovviamente sapevamo tutto, cioè sapevamo ogni sua sofferenza, però nel momento in cui lei entrava allo stadio, quelle sofferenze non c'erano più. The Voice è lì, al suo posto, ma le sue condizioni di salute sono serie. E così la prima di Tacopina è ancora con la mamma in cabina speaker. La partita casalinga successiva contro il Monopoli sarà l'ultima di Stefania al Massimino. Il 3-1 di Reginaldo sarà l'ultimo gol ad essere annunciato dalla mamma. Devo dirti che nel suo lungo, diciamo, percorso a braccetto con la malattia non si parlava mai di quello che... perché fondamentalmente spingevamo tutti oltre quel pensiero fino all'ultimo. Il Catania perse 2-0 in casa qualche settimana prima di questo 23 marzo e lei mi disse per telefono: perché Gianni, ci volevi vincere senza di me? Ho detto: no, hai ragione, senza di te non si può vincere. E poi andiamo a mangiarci un arancino, perché lei amava gli arancini. Devi sapere, mio figlio Salvo piccolo, e Salvo non aveva mai mangiato un arancino. E Stefania dice: come? Non ha mangiato mai un arancino? Subito, da Savia, a mangiarci l'arancino. Quello dell'arancino ce lo siamo promesso. Eravamo al telefono in una chiamata vocale tutti e quattro. E la prima cosa che faremo, andiamo a mangiare un arancino. Ma ti posso garantire che noi l'arancino ce lo mangeremo. Ce lo mangeremo l'arancino, te lo garantisco. La mamma è stanca e deve un attimo riposare. Non è più potuta andare per le ultime partite. Per lei era motivo di maggiore sofferenza, perché comunque sapeva non poter più andare allo stadio. Per lei era una sofferenza ancora maggiore. Fa di tutto per rimanere vicino a quel figlio, proprio adesso che è così in difficoltà. Adesso però non può più. Stefania non tornerà. Non tornerà due domeniche dopo, neanche quella dopo ancora. A quel punto, per tutti coloro i quali sono abituati a vederla sempre lì, pioggia, sole, ristrutturazione, pancione, febbre, estate, inverno, Natale, amichevoli, gare ufficiali, che siano, è tutto chiaro. Stefania non ha mai nascosto il male, ma non lo ha neanche esibito. Ha lottato a testa alta, ma purtroppo a volte lottare non basta. E il 23 marzo 2021 il Catania rimane orfano della sua mamma. Amici di Pianeta Catania e di Radio Amore Dance 87.8, buon mattino e bentrovati alla nostra classica trasmissione dedicata alla magia rossa-azzurra. Un saluto da parte di Max Licari, in diretta dalla piscina comunale della Playa, in compagnia di Vincenzo Lacorte. Ciao Vincenzo. Buongiorno Max, buongiorno a tutti, buon mercoledì. Un mercoledì purtroppo nefasto, perché ieri se n'è andata una nostra sorella, una nostra grandissima amica, una persona che noi sentivamo vicina sempre, la leggenda, il mito della Catania sportiva. Se n'è andata Stefania Sberna e siamo tutti veramente distrutti dal dolore. Come è morta Stefania Sberna? Questa è la mia reazione. La reazione di tutti quelli che seguono il Catania, un po' perché lei è stata bravissima a nascondere e un po' perché senza Stefania non c'è lo stadio, senza Stefania non c'è partita, senza Stefania non c'è gol. Lo sconforto di un'intera comunità racconta perfettamente l'importanza che Stefania ha ricoperto nelle vite di ognuno di noi. Per paradosso mi sembra quasi che senza Stefania il Catania non possa più giocare, o che possa giocare, ma che sicuramente non possa più segnare. E questo, ovviamente, senza nulla togliere a tutti i professionisti che si sono cimentati nell'ingrato compito di prendere il microfono di The Voice.
La sua morte sembra un po' il preludio a quello che poi sarà il destino del suo amato Calcio Catania 1946. Al funerale di Stefania, oltre a numerosi tifosi, ci sono calciatori, colleghi, giornalisti, ex presidenti, persone comuni. Sono tanti ricordi legati a Stefania e alle partite del Catania. Certo, come no. Io ieri pensavo, ieri sera, quando ho saputo la notizia, la ricordavo così felice, nei momenti belli. Pensavo alla... Scusate. Pensavo alla vittoria con l'Inter. E quindi ho questo ricordo del funerale. Cioè, ero lì, ma non c'ero completamente con la testa. Non, per me ancora in quel momento era una cosa che non esisteva. Alla partita successiva, giocata in casa, The Voice viene ricordata nella maniera più bella. Durante Catania Viterbese, con un coraggio degno della loro splendida madre, sono Giulia e Federica a entrare in cabina speaker e a sostituirla. Chiesi il permesso alla società, il permesso mi fu accordato. E poi studiai un momento giusto per parlare con Salvo, però non scelsi il momento giusto. Lo chiamai in una circostanza in cui Salvo e le ragazze stavano vivendo uno dei momenti più dolorosi subito dopo la scomparsa di Stefania, e non potevo saperlo chiaramente, però. E Salvo trovò la forza e il coraggio da grande uomo qual è di rispondermi in un modo commovente e al contempo di darmi sollievo, perché mi disse dove si trovava in quel momento e mi disse: Angelo, stavo parlando di questo con le ragazze e la tua telefonata è arrivata evidentemente nel momento giusto, per una coincidenza che forse una coincidenza non è. E quindi è stato bellissimo. Teneva particolarmente a tenere il ricordo vivo di mia madre, e quindi in qualche modo era un po' una continuazione, cioè fare in modo che nessuno si dimenticasse di mia madre. Sapevamo già tutto, perché essendo cresciute appunto all'interno di quella stanzetta sapevamo tutto, cioè io e mia sorella sappiamo il messaggio antiviolenza a memoria. Abbiamo fatto una scelta poi di cuore, perché in quel momento non volevamo vedere nessuno fare quello che faceva mia madre fino a pochissimo tempo prima. È stato difficile, ovviamente, perché comunque non c'erano tantissimi spettatori, perché è stato nel periodo del Covid. Quindi devo dire che a livello di ansia era un po' meno, però comunque parlare in un microfono davanti a un intero stadio ovviamente è complicato. Probabilmente neanche mia madre avrebbe mai pensato che io avrei potuto fare la speaker. Diceva sempre che io sarei stata la sua erede, però probabilmente più come giornalista che come speaker, perché sapeva che soprattutto prima era una persona molto molto timida. Quindi farlo per me è stato come un po' dimostrarle anche la mia crescita. Giulia, in particolare, legge il messaggio di saluto che rimbomba nel silenzio dopo che Mariano Izco ha deposto un mazzo di fiori ai piedi della curva vuota. Si osserva un minuto di silenzio in ricordo della nostra Stefania Zerna, giornalista sportiva e storica speaker del Calcio Catania, amata e stimata da tutti, il cui ricordo resterà per sempre vivo nei nostri cuori. Ciao mamma. Diciamo che già in occasione della prima partita ci fu anche un particolare effetto eco legato ad un saluto dato da Giulia e Federica che mi fece capire che quella era stata una bella cosa di tutti, perché poi fu una cosa che in un momento difficile della storia del Catania riuscì a dare quello che io chiamo il senso del noi. Sì, secondo me è stata un'idea fantastica, no? Perché è vero, no? Sembravano che avevano la sua voce. Penso che lei di su ha fatto sentire anche la sua voce, perché poi lo hanno fatto anche molto bene le figlie,
e penso che è stata una cosa bellissima. Quel vuoto adesso mi sembra la giusta cornice per qualcosa che è troppo brutto, inaccettabile. Il Massimino è vuoto e in piccola parte, vuoto, lo resterà per sempre. Stefania però non può morire. Non può morire il ricordo della sua fede, della sua dedizione o forse addirittura devozione verso la causa rossa-azzurra. Stefania ha lasciato un grande segno. Un segno che Salvo, Federica, Giulia portano avanti con grande compostezza, con grande umanità. Ci pensano prima Giulia e Federica, con una forza che io, confesso, non sarei riuscito ad avere. Prendono in mano quel microfono per un periodo. La somiglianza tra le loro voci e quella della mamma crea un cortocircuito emotivo per cui sembra che al Massimino ci sia ancora lei, come sempre, come da 30 anni a questa parte. Posso solo immaginare quanto sia stato difficile per loro stare lì, in quel luogo dove hanno condiviso una vita non con The Voice, ma con Stefania, quella che è e rimane, prima di tutto, la loro mamma. Nel frattempo, Francesco La Rosa si attiva con l'amministrazione comunale di allora ed ecco che la tribuna stampa in pochissimo tempo diventa la tribuna stampa Stefania Sberna. C'è un file Excel che compilo assegnando le postazioni per ogni partita e se non lo nomino maiuscolo tribuna Sberna ritengo di non avere completato il mio lavoro, oppure quando assegnando le postazioni magari per ragioni di spazio faccio in modo di lasciar libera quella che usualmente occupo perché magari i colleghi sono tanti, allora bisogna recuperare qualche postazione. Volentieri seguo la partita nella cabina speaker. Poi nella sua postazione ho preteso che fosse messa una sua foto e mi sono battuto anche, devo ringraziare anche le autorità che lo hanno consentito, di dedicare la tribuna stampa dello Stadio Massimino a Stefania Sberna ed era la cosa minima che potessimo fare. Pioggia e sole cambiano. Quella ragazza di 25 anni, che una volta si è travestita da maschietto per poter entrare allo stadio, ora avrà per sempre un posto, anzi un'intera tribuna a lei dedicata, allo stadio Angelo Massimino. Allora è tempo di iniziare a scrivere un'altra storia. Giulia e Federica si congedano da quel ruolo. La loro vita le porterà altrove, ma il loro cuore rimarrà sempre quella piccola cabina dove hanno trascorso momenti indimenticabili con la loro mamma. La voce di Stefania, però, continua a vivere e non solo nei nostri ricordi, ma anche nelle piazze, nelle spiagge, nelle scuole. Quando si gioca a calcio e dopo ogni gol si vuole fingere di essere al Massimino, e allora si pronuncia la formula di Stefania. Per il Catania. Noi, tifosi del Catania, diamo valore prima alla maglia e poi semmai a chi la indossa. Penso che sia in linea con quello che è l'indole del tifoso etneo, cioè quella di essere legato alla maglia molto più di chi la indossa. Quindi non è abbiamo fatto gol con Tizio, no, è per il Catania ha segnato Tizio, ma il protagonista unico al centro della scena rimane sempre e solo il Catania. Per me i calciatori sono stati sempre tutti uguali, la maglia è quella che conta. La formula di Stefania è diventata la regola. Chissà se Stefania lo aveva deciso oppure lo aveva improvvisato e le era piaciuto la prima volta. Ma in quel claim, dopo il gol,
c'è tutta l'essenza della sua storia. Stefania è stata una grandissima maestra nel modo di vivere il Catania. Quel figlio così complesso, ma così irresistibile. A così tosto, come diciamo noi in catanese, ma così affettuoso. Così problematico, ma così bello. Per il Catania ha segnato. E per il Catania lei si è donata, anima e corpo, fino alla fine, fino all'ultimo miglio, quasi fino all'ultimo respiro. Sempre per sempre, dalla stessa parte, mi troverà. Prendo questa piccola licenza, Stefania. Sono quel ragazzo a cui hai sorriso, che ora, come allora, è molto emozionato nel parlare di te e nel parlare con te. Spero di farlo bene e spero di arrivare più in alto possibile. In quella tribuna dove ti immagino sorridere con mio papà, ad ogni gol del Catania. Per il Catania ha segnato con il numero 46, The Voice, Stefania Spera.